L'undicesima edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta giovedì 15 luglio in una delle location storiche di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato le eccellenze del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che nell'anno della pandemia si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli ambiziosi progetti messi in campo, con un occhio sempre attento all'innovazione e alla leadership. La premiazione è stata condotta da Manuela Donghi e Giacomo Iacomino, rispettivamente Head of Channel e Anchor di Le Fonti TV, l'emittente punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Eccellenza dell'anno, innovazione, leadership, lavastrade e spazzatrici elettriche. Il premio va a Tenax International. Complimenti a Tenax International per essere leader globale nella costruzione, distribuzione ed assistenza di macchine ecologiche, 100% elettriche e a basso voltaggio per la pulizia e l'igiene dell'ambiente urbano, per aver fatto dell'ecosostenibilità la propria mission da oltre 35 anni attraverso soluzioni tecniche innovative e affidabili. Complimenti davvero a Tenax International. Eccoli. Fa sicuramente da esempio per... Guarda che elegante. Allora, tu che stai studiando i look, sì, sì. Anche per una serata più elegante potresti pensarci, vedi? Io poi sai che ho un debole per... il colore arancione in particolare. Ah, ecco, arancione, guarda, e perfetto. Siete, piace davvero, assolutamente tanto. Perfetti. Giusto, giusto. Colori sociali. Grazie a voi e complimenti. Siamo in compagnia di Vincenzo Guareschi Geddes da Filicaia, CEO e President di Tenax International. Buonasera, benvenuto. Buonasera. Buonasera a voi. Ecco, Tenax International si è aggiudicata le Fonti Awards 2021 come eccellenza dell'anno innovazione leadership, lavastrade e spazzatrici elettriche. Le chiedo un commento riguardo questa vittoria. Bene, siamo molto orgogliosi, abbiamo lavorato sodo per cercare di dimostrare che comunque il nostro progetto è vincente. Siamo l'unica azienda italiana, ma anche europea, che produce macchine di questo tipo, macchine che sono fatte per pulire le strade, quindi per renderle più vivibili, ridurre l'inquinamento, ridurre il rumore. Siamo un'azienda che è nata da pochi anni, quindi il fatto comunque di avere un riconoscimento del genere ci fa molto piacere, ci fa anche pubblicità, quindi comunque è una grande soddisfazione. Ecco, voi siete stati dei pionieri nella produzione di macchine ecologiche, anticipando quindi quella sostenibilità ambientale di cui oggi tutti parlano, ma che voi avete nel DNA fin dalle origini. Le chiedo se ci può spiegare in cosa consiste la filosofia E di Tenax International. Beh, noi quando siamo nati avevamo un'idea in mente, avevamo proprio la volontà di creare una mini Tesla, cioè una mini Tesla dedicata proprio alla realizzazione di questi prodotti. Quindi siamo partiti dal presupposto che non potevamo solo realizzare un prodotto, ma dovevamo creare una filosofia per la quale dare il buon esempio. Realizzare un prodotto tout court non era sufficiente, quindi volevamo infondere una filosofia che fosse improntata naturalmente sull'ecologia, naturalmente sull'etica, sull'equità, su certi principi che potessero comunque creare un circolo virtuoso e dare il buon esempio anche per usarlo come giusta immagine nei confronti dei nostri clienti e dire: beh, noi ci crediamo e quindi abbiamo costruito uno stabilimento che comunque ha pannelli fotovoltaici e quindi siamo alimentati da energie pulite, usiamo materiali riciclabili, le nostre macchine proprio si possono riciclare a fine vita e quindi abbiamo creato una filosofia che abbiamo chiamato E, perché naturalmente E proveniva da elettricità, da eco, aveva una lettera in comune con tanti principi ed è rimasto il filo conduttore un po' dei nostri comportamenti. Ecco, voi vi rivolgete a un mercato globale, per cui le chiedo quale impatto ha avuto la pandemia sul vostro settore e che obiettivi vi ponete per i prossimi anni sul futuro. La pandemia l'avevamo sottovalutata, come forse tanti. L'effetto principale è stato naturalmente il ritardo
nel poter diffondere il nostro verbo in tanti paesi, proprio per la limitazione che avevamo nei trasferimenti, nelle dimostrazioni, nella partecipazione alle fiere, e quindi diciamo che ha parzialmente cambiato i nostri piani, ritardandoli un po' di un anno e mezzo, quello che poi è stato il percorso che la pandemia ha fatto e che speriamo abbia fatto e che sia parte del passato, perché comunque l'incertezza rimane, l'incertezza è sempre uno di quegli ingredienti un po' diabolici per le aziende e per tutti quanti, per programmare le nostre vite, per programmare le vite delle aziende. Quindi complesso soprattutto nella gestione dei fornitori, nella gestione della programmazione degli acquisti, nella programmazione della gestione delle risorse. Credo che tante aziende insieme a noi si sono trovate nella stessa simile condizione. Un bellissimo esercizio mentale, ecco, un bellissimo allenamento, un po' per tutti. Assolutamente. La ringrazio per essere stato con noi. Grazie e di nuovo complimenti. Grazie, grazie mille. Buona serata.